Allora, direttore Arcaro, come è possibile conciliare la sovranità nazionale con l'autonomia europea? Possibile nella misura in cui si fa una battaglia culturale e anche di persuasione dell'opinione pubblica, in primo luogo spiegando come effettivamente le sfide, le questioni che mettono a repentaglio, che interessano, che toccano gli interessi dei cittadini e degli stati membri, possono in effetti essere meglio gestite, meglio affrontate, se lo viene fatto a livello di Unione Europea che a livello nazionale. In questo senso la protezione dei confini, la protezione dello sviluppo dell'economia, la protezione del mercato del lavoro, l'avanzamento degli interessi di sicurezza nazionali, sono tutte cose che possono essere fatte meglio a livello europeo, anche al netto dei necessari compromessi che per raggiungere un accordo a livello europeo sono necessari. E in secondo luogo, argomentando sempre di più che l'idea di una sovranità, di un'autonomia europea non è esclusiva con l'idea di una sovranità nazionale. Diciamo, si possono avere entrambe le sovranità, una più inclusiva dell'altra, ma non per questo la sovranità nazionale verrebbe a sparire in una sovranità europea, invece verrebbe a costituire quella sovranità europea come uno dei suoi elementi fondanti.